Però secondo me è una carta rossa di quadri, lotto di quadri. Yes. Esattamente. Ciao ragazzi, ciao Med. Oggi vorrei farvi vedere un gioco molto interessante, non è così tanto conosciuto e apparentemente impossibile. È un'idea di, non mi ricordo il titolo del gioco, però è un'idea di Ron Wall, in arte Ravelli, che ho avuto la fortuna di conoscere, una persona squisita, purtroppo è scomparso qualche anno fa, che è veramente geniale. Però magari più che Certo, parlare, interessante. te lo faccio vedere molto velocemente, in maniera molto blanda, e poi lo spiego. Certo. Quindi l'idea è, io mi giro, tu taglia e completa. Se vuoi ancora taglia e completa, eh. Poi, quando vuoi ti fermi, sollevi un po' di carte, numero che vuoi, e le carte sulle quali hai tagliato, diciamo, le prime tre, mettile una di fianco all'altra, faccia in alto. Ok, io rimango sempre girato, eh. Quindi sei d'accordo con me che non posso sapere nulla. Nulla. Ora cercherò non di capire quali sono le carte, ma di leggerti la mente. E mi dovrò un po' tarare su di te. Quindi quello che ti chiederò di fare, cioè quello che in realtà farò, è man mano cercare di indovinare sempre qualcosa di più difficile legato alle carte. Mi spiego subito. Per esempio, partiamo dalla prima carta, cioè la prima che hai girato, ok? Fai così, concentrati solo su il valore. Anzi, fai una cosa. Fai una cosa, facciamo così. Dimmi, fra un attimo, mi dirai il valore di quella carta. Ti spiego perché. Perché mi lasci da leggerti nella mente la cosa percentualmente più facile, cioè il seme. Essendo solo 4 i semi, mi diventa facile. Certo. Ok, quindi dimmi il valore di quella carta. 2, Due. ok, secondo me sì, ci torno dopo. Ok, nella seconda alziamo l'asticella. Stavolta dovrò indovinare qualcosa di più complesso. Quindi in questo caso, fra un attimo ti chiederò di dirmi il seme e cercherò di leggere la mente e di capire qual è il valore. Quindi non è più 1 su 4, ma è 1 su 13. Ok, Certo. quindi dimmi il seme. Fiori. Ok, fiori, secondo me sì. Della terza, pensa solo, pensa al tutto, ma non dirmi nulla. Ok, torniamo alla prima. Alla prima, quando ho potuto pensare al seme, mi è venuto in mente cuori, quindi il 2 di cuori. La Giusto. seconda, quando ho dovuto pensare al valore, mi è venuto in mente il 5, quindi molto probabilmente il 5 di fiori. Esattamente. Della terza non so nulla. Nulla. Però secondo me è una carta rossa di quadri, lotto di quadri. Yes. Esattamente. Ok? Fighissimo, E secondo fighissimo. me è straordinario. Ci sono diversi modi di presentarlo. Io l'ho fatto proprio nudo e crudo, però è incredibile. Ed è molto semplice, l'altro aspetto non trascurabile. Praticamente sfrutta il mazzo in stabbings, sai Ah, stabbings. Attenzione, questa è un'altra cosa interessante. Lo puoi fare con un mazzo in stabbings, ma non lo puoi fare con un mazzo memorizzato. Ah, ecco. Allora, adesso frega anche i maghi perché conoscono più il Tamaris alla fine dello Eh sì, alla Stabbins. fine sì. E perché si può fare con lo stabbings e non con il memorizzato? Perché lo stabbings, essendo un mazzo comunque ciclico e matematico, ha ogni carta matematicamente collegata a quella prima e a quella dopo. In un mazzo memorizzato non sono collegate tra di loro. Se io non ne conosco nessuna, non posso sapere le altre, no? Però, per i pochi che non sapessero in cosa consiste lo stabbings, è un mazzo nel quale ogni carta successiva aumenta di 3 punti rispetto alla precedente. Quindi, partendo da qua che è più comodo, se io parto con un asso, quella dopo sarà 3 punti più alta, quindi 4, poi 3 punti e così via, 7, 10, re. Ovviamente dopo il re non ci sono più altre, quindi faccio re, dopo il re cosa ripartirebbe? Asso, asso, 2, 3. E vado avanti, adesso vi faccio vedere perché è anche ciclico, quindi 3, 6, 9, donna, donna, re, asso, 2, 5, 8, jack, donna, re, asso. Quindi dopo 13 carte. E la cosa interessante, seguendo questa progressione, che può essere di 3, 4, non cambia, le 13 carte consecutive non si ripetono mai. Quindi abbiamo l'asso, il 2, il 3, il 4 e così via. Quindi
Questa è la prima parte del metodo. La seconda parte del metodo intendo Stebbins, e del preordinamento. La seconda è che l'ordine dei semi, anche questo, è ciclico. Quindi ogni quattro semi riparte una sequenza. E sono sempre diversi, no? Ognuno segue l'ordine che preferisce. Di solito in Italia si usa cuori, quadri, fiori, picche, come quando fuori piove. Il problema di usare questa ciclicità nello Stebbins è che ci sono le carte 2 a 2 per colore. Ed è un po' più, se le stendessi di faccia, è un po', cadrebbe più l'occhio rispetto a una rossa, nera, rossa, nera. Quindi io ho cambiato, ho usato un'altra sequenza di semi. Nel mio caso è picche, cuori, fiori, quadri. Ok? Volendo, c'è una parola inglese per ricordare la sequenza di semi, che è shocked. Quindi S, spades, H, cuori, hearts, shocked, c'è la C di mezzo, no? Quindi clubs, fiori, D, diamonds. Ma volendo usare questa sequenza senza dover ricordare nessuna parola inglese, è relativamente semplice, perché picche ha una punta, cuori ha 2 collinette, fiori ha 3 petali e quadri ha 4 punte, quindi 1, 2, 3, 4. Basta, questo è il concetto dello Stebbins. Sì, se lo vogliono rifare basta mettere dall'asso al re, con re sopra ogni seme. Sì, volendo o le prepari una per una, o se no dividi le carte per seme in una in sequenza, in uno metti l'asso, in uno il 4, il 7 e il 10 e ne prendi una per una. Sì. Ok? Come fare il gioco? Sì. Proprio per il fatto che le carte sono in sequenza, a me basta avere l'informazione, un'informazione parziale di una. Una informazione parziale diversa della successiva, e io conosco tutte le carte del mazzo. Ok? Quindi se io so che questa è una carta di picche e so che questo è un 10, io so che dopo picche c'è sempre cuori, questo sarà il 10 di cuori. E qua, ovviamente, essendo 3 in sotto, è il 7 di picche, e quella dopo sarà, in questo caso, il re di fiori. Geniale. Ok? Io, per non confondermi, mi ricordo la centrale. Perché la centrale è quella di cui so tutto nel momento in cui mi dici il seme. Una volta che mi ricordo la centrale, non ho problemi ad andare a destra e a sinistra. Ovviamente qua, secondo me è interessante spendere magari un attimino di tempo per cercare di ragionare su quale potrebbe essere il procedimento di selezione delle carte migliore. Sì. Quello che sembra più impossibile. Quindi taglia, completa. Adesso io ti ho semplicemente detto alza, potrei dire fai 3 mazzetti, certo. Di questi scegli uno, non mi interessa sapere quale. Di questo decidi tu, sopra o sotto, in mezzo. Se sopra gira le prime 3, se sotto metti le ultime 3, dal centro prendi le 3 carte consecutive. L'unica cosa importante è che siano consecutive. Chiaro. Ok? E se volessimo, cioè non so, magari non esiste nella letteratura magica, ma riuscire a divinarle, magari solo avendo un'informazione, o c'è un modo per... Allora, rimanendo su questa struttura, diciamo che questo forse è un gioco un po' più per i prestigiatori. Rimanendo sulla struttura identica e lavorando per il pubblico, quindi potendo metterci dentro di qualcosa in più che gli spettatori si dimenticano, possiamo addirittura arrivare a divinare tutte e 3 le carte apparentemente senza fare nulla e senza chiedere nulla allo spettatore. Ok, come si fa? Praticamente l'idea qual è? Che se tu metti le 3 carte sul tavolo, giusto? E io in qualche modo posso sbirciare o quella sul fondo quando è tagliato, o quella dopo queste 3, viene da sé che ho già tutta l'informazione e quindi posso risalire a queste 3. Che in effetti, ora che ci penso, è la versione che hai fatto nello spettacolo che faremo live il 25 aprile, e in effetti io l'ho vista e ancora adesso non ho capito come hai fatto. Sì, perché in questo caso verrebbe da pensare di, se hai girato di schiena, fai mettere le carte così, fai finire, potresti fare taglia, metti le carte, completa il taglio. A quel punto io mi potrei girare, spostare queste, metterle da parte e sbirciare l'ultima. Nella versione che ho fatto nello spettacolo è uno step dopo ancora. Sì, mi ricordo che l'hai fatto mettere nell'astuccio e poi addirittura hai ribendato. Quindi, esatto. Cioè, però hai fatto lo stesso gioco e senza chiedere le informazioni. Il concetto è simile, ovviamente cambia un po' la via, cambia come vengo a conoscenza dell'informazione.
il fatto di essere bendato rende tutto ancora più impossibile, certo. Ma diciamo l'ossatura rimane bene o male questa. Ok, quindi lo dobbiamo vedere, e quando lo possiamo vedere questo spettacolo? Il 25, sì. Quindi niente, vi aspettiamo il 25 aprile. Allora, nel link in descrizione c'è il link per registrarsi al sito, possono vederlo solo quelli che si sono registrati, quindi accorrete, e in diretta il 25. Il 25 alle 21. Alle 21, esatto. Mi sono confuso. Potrete vedere lo spettacolo in cui Diego non solo farà questo effetto, che ancora adesso non ho capito, ma tutti gli altri effetti che fanno parte di questo mese speciale. Questo mese speciale in cui tutti i video sono collegati uno all'altro, che formano uno spettacolo che abbiamo registrato. Esatto. E che potete vedere live direttamente dalla casa vostra. Uno spettacolo che utilizza oggetti di uso comune. Esatto. Cioè non dovete comprare, a parte il mazzo di carte, niente apposta per poter proporre lo spettacolo. Quindi ci vediamo il 25 aprile e buona magia a tutti. Ciao!